Il calciomercato della Juventus in questa sessione di mercato deve ancora decollare, soprattutto quello in uscita. Sappiamo che è già uscito Matuidi e prossime dovrebbero essere le cessioni, o quantomeno gli svincoli, di Khedira e di Higuain per poi dare spazio a nuovi ulteriori acquisti. Nonostante ciò, però, si parla sempre solo di prima squadra. Io invece sono qui per concentrarmi un po' di più sull'Under 23, formazione che, guidata da Fabio Pecchia, la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia per una prima storica vittoria di una squadra B in una competizione italiana. Il mio punto quindi è parlarvi un po' dei punti forti, dei punti deboli, di un eventuale mercato e anche e soprattutto di dare delle possibili idee, delle possibili soluzioni a livello di formazione, un po' dei tentativi, tra virgolette, perché sono partito dal discorso che se ad esempio un Pirlo in prima squadra adotterà un 4-3, dovesse adottare un 4-3 anche nell'Under 23 verrebbe adottato un 4-3, un po' una sorta di stile Barcellona, quindi portare avanti lo stesso modulo per le scuole giovanili in modo che qualora dovessero infortunarsi o comunque dovessero essere indisponibili di giocatori di prima squadra, tac, hai subito pronti quelli delle giovanili. Ora quindi vi presenterò delle slide partendo un pochino da eventuali formazioni partendo dai giocatori attuali in rosa con quel minimo di mercato che sono fatto e con i rientri dei prestiti per poi passare alle cose da migliorare, ai pregi e difetti, diciamo così, e dopo a una sorta di mercato che farei io per quanto riguarda appunto la Juventus Under 23, quindi voi appassionati di calcio, insomma, che non sia di prima fascia, sicuramente potreste essere interessati da questo video. Quindi iniziamo con le slide. Il primo modulo che voglio portarvi è appunto un 4-3-3, modulo che secondo me potrebbe essere tranquillamente portato da Pirlo in prima squadra con i giocatori giusti, ovviamente. Stesso modulo, vediamolo per l'Under 23. In porta vediamo Gori, il nuovo arrivo dal Pisa che ha sostituito appunto il partente Loria. Gasolina, Wesley, Moulet, Coccolo, Frabotta in difesa. Centrocampo con Portanova, Peters e Raphia e attacco con Félix Correa, Brighenti e Olivieri. Partiamo dalla difesa di Gori, abbiamo visto Wesley appena tornato dal prestito. Moulet è un giocatore molto interessante, ex Sampdoria, che è stato cercato ultimamente anche dallo Spartak Mosca, un punto fermo della Juve dell'anno scorso e quest'anno si può ulteriormente confermare. Coccolo, difensore centrale mancino, adattabile anche a sinistra, aggregato anche a prima squadra qualche volta. Si dice che anche Pirlo potrebbe valutare di aggregarlo alla prima, però ad ora lo lasciamo qui. Frabotta lo conosciamo tutti, esordito contro la Roma, giocatore classe 99, ex Bologna, grande velocità, tipo fare il terzino sinistro, tipo fare l'esterno, ottime letture. Ed è un difensore, un terzino che al di là delle caratteristiche moderne sa anche difendere. Come centrocampo è molto 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 tecnico, nel senso che comunque Peters è comunque un interdittore, una sorta di McKennie dell'Under 23, mentre Portanova e Raphia, questo centrocampo serve veramente tanto 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 a protezione offensiva. Quindi deve essere ben bilanciato con un Portanova, figlio di Daniele Portanova, classe 2000, ex, diciamo, centrocampista centrale, nel senso che molte volte è stato operato anche come trequartista, come alla sinistra, alla destra, ma ripeto, delle spiccate doti offensive, perché l'ho messo lì? Perché comunque lui secondo me è il classico box to box. Secondo me in quella posizione può rendere tantissimo. Raphia potrebbe essere l'invenzione da questo punto di vista, perché comunque lui fondamentalmente a Lione giocava come trequartista e potrebbe essere come il Bernardeschi provato mezzala, quindi una mezzala a trazione anteriore. In attacco Félix Correa, si parla che lui appena arrivato al Manchester City, si parla che venga aggregato a prima squadra, ma in questo caso l'ho messo under 23, ricordano sempre che è un 2001. Brighenti, neo arrivo dal Monza, attaccante molto esperto, classe 87, e uomo d'area. Quindi, dopo che l'anno scorso abbiamo avuto Ettore Marchi, quest'anno abbiamo Brighenti.
Come punta di sinistra abbiamo Olivieri, classe 99, acquistato a titolo definitivo l'anno scorso all'Empoli, ha già esordito in Champions League, in Serie A, comunque un giocatore molto molto interessante. Una formazione giovane, futuribile, sulla quale si può lavorare. Altro modulo che potrebbe essere una soluzione è un 3-5-2, con sempre gol in porta, Mulè, Coccolo e Alcibiade messo come difensore centrale, un giocatore CTP. Sicuramente che potrà costituire un'ottima riserva, ma al quale però io preferisco, ecco, dei giovani come Mulè e come Coccolo. Al limite c'è anche dell'Icardi, insomma, le soluzioni sono tante. C'è Parodi, è tornato al prestito, ma è uscito un lungo infortunio, quindi in difesa siamo abbastanza ben coperti. A centrocampo Wesley frabotta sulle fasce, quindi vanno ad alzare il loro raggio d'azione. Come centrocampo se ne Portanova, Peter Serafia. In attacco Brighenti, Olivieri, questa volta fa le spese Correia a beneficio di Alcibiade. Anche questa una possibile soluzione, forse anche un po' più equilibrata di quell'altra, ma ripeto, secondo me tanto 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 interessante. Stessi uomini, modulo diverso, semplicemente basta cambiare le indicazioni alla squadra, quindi con un Portanova che mi torna centrocampista centrale pure in questo 3-4-2 e un Raphià che viene posizionato come trequartista dietro Brighenti e Olivieri. Olivieri che è il più adatto, secondo me, a ricoprire il ruolo di seconda punta. Quindi anche questa una possibile soluzione che permetterebbe a Brighenti di usufruire degli assist di Raphià e di Olivieri. Ultimo modulo che vi propongo in queste slide è un 3-4-3 con Gori, Mulè, Alcibiade, Coccolo, Wesley, Pires, Portanova, Frabotta. Andrebbe a perdere il posto Raphià, ma semplicemente per un discorso tattico, e un attacco a tre con Vrioni, Brighenti e Olivieri. Un Vrioni in rampa di lancio che ci ha esordito con la Juventus Maggiore, elemento interessante, molto giovane, che del parco attaccanti juventino, che conta anche un Monzialò e Marquez, è l'unico che può diciamo formare con Olivieri le punte di supporto all'inamovibile Brighenti. Io Brighenti lo metto semplicemente perché è un acquisto ed è un attaccante di categoria, il José Altafini dell'Under 23, quindi della Serie C, che dopo l'esperienza al Monza può sicuramente dare tanto a questa squadra. Questa formazione, non perché l'abbia fatta io, ma onestamente mi incuriosisce tanto. Ma cosa migliorare in questa Under 23? Ho sintetizzato qui 4 punti. Il primo sono troppi portieri, perché ad ora comunque diciamo la prima squadra dell'Under 23 ne ha ben 4. Un terzino sinistro, perché purtroppo oltre a Frabotta non abbiamo nessun altro. L'incontrista, abbiamo tanti centrocampisti di propensione offensiva. Abbiamo visto Raphià, abbiamo visto Portanova, Castanos, Clemenza. Ve ne sono tanti, ma troppi, troppi, troppi giocatori offensivi. Sicuramente abbiamo Peters, abbiamo Leandro Fernandes, ma comunque, soprattutto per questo secondo, è veramente troppo troppo poco. Anche Peters potrebbe peccare di inesperienza e sicuramente un centrocampista di rottura, se non due, potrebbero essere molto utili alla causa. Ultimo punto, ci serve una seconda punta, perché comunque a parte Olivieri e Monzialò, che molto spesso tra l'altro giocano come ali, abbiamo tutte prime, perché sia Brighenti che Vrioni, che Marquez sono comunque punte d'area di rigore. Non possiamo andare avanti con Olivieri per tutta una stagione soltanto, che tra l'altro a volte è anche adattato. Quindi, dando per scontato che un Olivieri potrebbe fare una seconda punta di riserva ci servirebbe. Abbiamo Petrelli in Under 19? Sì, però comunque veramente tanto 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 giovane. Ma penso, per concludere, che questi 4 punti siano quelli salienti da dover per forza migliorare. Andiamo però all'ultima slide. E qui si fa un po' di mercato Under 23. Partiamo però dalle cessioni. Come vi ho detto prima, abbiamo troppi troppi portieri. Israel lo andrei assolutamente a dare via, anche a titolo definitivo. Del Favero lo darei in prestito, un portiere, tra l'altro un CTP, che potrebbe essere utile anche per la prima squadra. Qualora però dovesse, insomma, non rientrare tra i tre della prima, dovrebbe essere dato in prestito, più che altro per crescere e per migliorare.
Gli altri sono tutti giocatori potenzialmente prima squadra e onestamente mi dispiace andare via, però adesso l'Under 23 per loro, quindi una Serie C, sarebbe veramente troppo poco. Dario Del Fabbro, classe 95 ex Cagliari, che tra l'altro esordì in Serie A proprio contro Juventus qualche stagione fa, reduce da una stagione discreta al Kilmarnock in Scozia. Io cederei lui per far cassa, perché comunque un giocatore giovane ma esperto allo stesso tempo, quindi cedere un ragazzo così per rientrare di alcuni soldi potrebbe essere la cosa migliore. Stessa situazione per Castanos, centrocampista centrale, anzi trequartista, classe 98, reduce da una buona stagione a Pescara. Dipende poi l'allenatore, Lamberto Zauri, in che modo farà giocare la squadra, ma ripeto, un Castanos attualmente in Serie C dovrebbe essere molto sprecato. Peccato anche per lui, un CTP, giocatore cipriota, ormai da anni e anni e anni nell'orbita Juventus, però ripeto, se anche uno lo andasse a cedere per 2 milioni, un Del Fabbro a 1,5 milioni, 2 milioni, cifre basse, insomma, sono soldini che potrebbero entrare, magari farsi un budget mirato per l'Under 23. Clemenza, anche lui, classe 97, ex l'ultima stagione a Pescara, CTP, ex trequartista, poi spostato a mediano, reduce da un intervento al ginocchio, un infortunio molto grave al ginocchio 2 anni fa circa. Io non lo sacrificherei mai lui, cioè mi piace, però ripeto, se questa Under 23 fosse stata in Serie B, io me lo sarei tenuto, l'avrei messo magari al posto di Peters con un incontrista e un Portanova di turno. Però Clemenza, cioè, mi dispiace tenerlo qui. Darlo in prestito sì, potrebbe essere una soluzione, ma tra Castanos e Clemenza darei via Castanos senza ombra di dubbio. Un altro giocatore che non ho messo è Dal Sole, ex giocatore del Pescara, poi preso dalla Juventus, poi è andato in prestito al Pescara e l'anno scorso alla Juve Stabia, se non erro, poi è tornato e aggregato all'Under 23. Un giocatore, un classe 98, futuribile quanto Castanos, quindi secondo me potrebbe essere sacrificato. L'unica differenza è che Castanos, essendo un CTP, ormai da quando aveva tipo 16 anni alla Juve, potessi guadagnarci di più. Un Dal Sole no, quindi magari tenerti un Dal Sole o darlo in prestito potrebbe essere meglio, diciamo così. Però ecco, non mi sento di cedere Dal Sole onestamente a lui, preferisco un Rafià, per dirvi tutto. Infatti ho inserito il francese piuttosto che Dal Sole. Però ecco, queste qui sono le 5 cessioni che io farei. Andiamo ora agli acquisti. Il primo è Zappella, classe 98, ultima stagione al Piacenza ed ora tornato all'Empoli. Giocatore molto 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 interessante, uomo di tutta fascia destra, che ha una particolarità: lui brevemente si trova lì, è stato adattato lì, ha imparato a giocare lì, ma in realtà lui è un trequartista, un centrocampista centrale offensivo. Ottima stagione l'ultima, un uomo di grande corsa, adesso non sembra inserito nei primi uomini, diciamo, dell'Empoli. Quindi per un giocatore giovane classe 98, magari con un Di Pardo, con un Rosa, con un Wesley che non si sa quando possono rendere, sicuramente un Zappella sull'out di destra potrebbe essere un'ottima cosa. Poi out sinistro, Nicolò Corrado, classe 2000 dell'Inter, si parla di un interessamento del Palermo, vicino a chiudere. Anche lui l'ultima stagione passata in Serie C, anche l'uomo di grande corsa, nazionale e ripeto classe 2000. A sinistra ti manca tutto, perché tu ovviamente stai soltanto a far botta. Se vuoi puntare su un ragazzo giovane, ecco, all'Inter un'offertina la farei. Centrocampo, Saric, fantastico, classe 97 del Carpi, ambidestro, grande abilità balistiche, è veramente un uomo eccezionale, sempre con ottima posizione del corpo per saltare l'uomo, controllo orientato, buona velocità e ottimo in fase di assist. Quindi segnatevi Saric, classe 97 del Carpi. L'ultimo, Cargbo, classe 98, anche lui attaccante molto interessante, uomo d'area dalla grossa muscolatura che mi ricorda tanto 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 Obafemi Martins. Lui potrebbe essere una seconda punta
affiancabile a Brighenti o a Marques o a chi che sia, o a Ombrioni, ma dopo l'ultima stagione ottima che ha fatto, un investimentino lo farei. Quindi, detto ciò, torniamo al double in full screen per concludere il video. Infine, mi sento dire che quest'anno mi aspetto veramente tanto 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 dalla Juventus Under 23, dopo la vittoria l'anno scorso della Coppa Italia sotto la guida di Pecchia. Sono arrivati giocatori interessanti come Correia, sicuramente ne arriveranno di altri, giocatori che si devono confermare come Portanova, come Rafià, veramente tanti, ma ora è giunto il tempo dello step successivo. Se si va in Serie B sicuramente si avrà accesso a tutto un altro tipo di mercato, con giocatori anche più interessanti e molto più futuribili per la prima squadra. Ovviamente ora la situazione è completamente diversa, il divario tra Juventus e Juventus Under 23 ad ora è tanto, ma con la giusta programmazione verranno fatte grandi cose secondo me, e con l'aiuto di membri esperti come ad esempio un Claudio Chiellini, sicuramente tanto 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 può essere fatto. Ah, e mi stavo scordando anche di Cherubini, perché comunque anche lui, che adesso è nel giro della prima squadra, braccio destro di Nedved e di Paratici, anche lui ha dato veramente molto 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 in passato all'Under 23 o comunque all'ex settore giovanile della Juventus. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto e in questo caso lasciate un mi piace. Vi rimando al prossimo video, vi mando un abbraccione e ciao ciao da Virgo.